Ciao a tutti ragazzi, io sono 2.0 e benvenuti in questa ottava puntata della serie del montaggio della F2004 di Michael Schumacher. E quindi, sigla! E quindi eccoci tornati. Come appunto detto prima della sigla, benvenuti in questa ottava puntata della serie del montaggio della F2004 di Michael Schumacher. In questa ottava puntata andremo a continuare i procedimenti che abbiamo visto nel video precedente. Infatti abbiamo realizzato fino ad ora l'avantreno, adesso in questa puntata andremo a realizzare e a completare il retrotreno, cioè la parte posteriore del nostro modello che permetterà appunto al modello di muoversi grazie ovviamente poi al differenziale dei componenti che abbiamo già montato negli scorsi episodi. Ma adesso bando alle ciance e vi lascio al video. Ok, cominciamo con l'andare ad aprire i primi componenti che ci permetteranno di cominciare l'assemblaggio del retrotreno della nostra F2004 di Michael Schumacher. Per prima cosa andiamo appunto ad assemblare questo braccetto, che in questo caso è uno dei braccetti inferiori che va messo appunto nel nostro modello. Inseriamo ovviamente nelle sedie apposite queste due sfere, basta incastrarle appunto con la pinza, è molto semplice, possiamo fare lo stesso procedimento anche per l'altro lato. Dopodiché non ci resta che prendere questa sfera filettata maschio e la possiamo andare ad avvitare nella sede apposita. Ovviamente avvitiamo fino a quando non arriviamo a fine corsa. Una volta creato e composto questo componente possiamo andarlo già ad assemblare nel telaio principale della nostra F2004. Infatti stiamo attenti al verso con il quale lo mettiamo, comunque guardando le istruzioni ovviamente è molto semplice capirlo, ma anche qua già dal video potete vedere il verso giusto. Prendiamo ovviamente anche le viti in dotazione e possiamo andare ad avvitare il tutto. Anche qui entrambe le viti vanno avvitate fino a quando non si arriva a fine corsa. Tendiamo il modello con una mano per avere più resistenza e più fermezza appunto del modello durante l'avvitatura. Adesso non ci resta che andare ad assemblare l'altro braccetto, praticamente quello superiore dello stesso lato ovviamente. Stesso procedimento anche qui, prendiamo questa sfera e la andiamo ad incastrare con la pinza. Poi invece nelle altre due estremità non dobbiamo incastrare lì, ma dobbiamo avvitarle nel telaio principale, questo perché sono due sfere filettate maschio, quindi le andiamo ad avvitare fino a quando arriviamo a fine corsa. E adesso possiamo andare ad inserire il componente. Prima inseriamo la parte dove c'è l'alettone, così appunto andiamo ad incastrare già la parte più complicata e dopo possiamo incastrare la parte opposta. Volendo, per semplificarci il lavoro, possiamo andare a staccare l'alettone dal telaio e poi riavvitarlo successivamente. Adesso non ci resta che andare a collegare la parte principale che poi sosterrà la ruota. In questo caso non ci resta che prendere uno dei componenti realizzati nei video precedenti e andarlo a riprendere dalla nostra valigetta. Lo possiamo andare già ad inserire nei braccetti che abbiamo assemblato avvitando prima la parte inferiore con la vite che abbiamo incastrato e tenuta ferma con lo scotch carta. Andiamo ovviamente ad avvitare il tutto fino a fine corsa, questo perché appunto la plastica è molto rigida e anche stringendo la vite non si va a stringere il perno. Poi mettiamo il perno principale, che appunto sarà l'asse principale della ruota, e poi possiamo andare a mettere il perno di bloccaggio. Il perno di bloccaggio ovviamente non andrà lasciato solo perché andrà messo poi il dado di bloccaggio. Infatti prendiamo il dado di bloccaggio e lo andiamo a inserire qui. Come anche nella parte anteriore del modello, non ci resta che andarlo a premere verso il perno di fissaggio e il lavoro è fatto. Mettiamo adesso, anzi appuntiamo il dado che poi terrà la ruota stabile e possiamo andare ad aprire l'uscita successiva, che comprende appunto l'asse che collegherà il perno principale della ruota al differenziale che è collegato appunto al motore e che verrà collegato al motore. Per inserirlo è molto semplice, ha due perni, anche questi di fissaggio, che vanno uno incastrato nel differenziale e l'altro nelle spaccature, anzi nei tagli appositi del perno. Ovviamente prima di andare ad assemblare il tutto mettiamo un po' di olio, che ovviamente ci aiuterà poi dopo, durante il movimento, ad avere il tutto più lubrificato e fluido.
Adesso prendiamo una rondella conica già inserita nel pacchettino e possiamo andare ad avvitare con la vite in dotazione. Adesso non ci resta che fare gli stessi procedimenti che abbiamo fatto fino ad ora, però dall'altro lato. Ovviamente tutto verrà fatto a specchio, quindi il verso sarà uguale ma sarà opposto. Prendiamo anche qui le sfere, le possiamo andare a inserire ovviamente con le mani o con la pinza, poi dipende tutto anche dalla forza e dalla resistenza che abbiamo noi nell'inserire questi componenti. Comunque con la pinza è molto più rapido e più sicuro, perché appunto evitiamo anche di farci male. Prendiamo la vite filetto da maschio e anche qui la avvitiamo fino a fine corsa. Questi componenti che vanno avvitati, mi raccomando, avvitiamoli dritti, non mettiamoli storti, perché appunto se no rischieremo di danneggiare i componenti e anche di non avere un buon funzionamento durante il movimento. Una volta completato questo componente, non ci resta che andarlo appunto a fissare nella parte inferiore opposta rispetto a prima del nostro modello. Anche qui le vite le possiamo avvitare fino a fine corsa. Adesso capovolgiamo il modello e lo andiamo a riposare di nuovo, diciamo, da parte, perché adesso dobbiamo comporre il braccetto superiore come quello che abbiamo fatto prima. Quindi la sfera la incastriamo sempre con la pinza. E come prima avvitiamo le due sfere filettate a maschio nel telaio principale. Adesso prendiamo il braccetto e lo possiamo andare a fissare. Anche qui, prima nella parte dove c'è l'elettrone e poi davanti, o se no chiudiamo anche qui l'elettrone. E questo è il retrotreno parzialmente completato. E quindi il video finisce qua. Come avete visto, durante questi procedimenti non abbiamo fatto altro, per così dire, che andare a replicare i procedimenti dello scorso video. Infatti abbiamo assemblato e ovviamente unito al telaio principale tutto quello che riguarda il telaio del retrotreno, cioè le assi che poi tengono appunto i perni di fissaggio delle ruote. Qui, a differenza ovviamente dell'avantreno, non abbiamo parti che si muovono in orizzontale appunto per far stare la macchina, ma le uniche parti in movimento sono quelle alimentate appunto dal differenziale, che stavolta poi verrà alimentato dal motore durante appunto la corsa o comunque il movimento della macchina. Ovviamente anche i perni che terranno le ruote sono differenti, perché a differenza dell'avantreno, che erano dei perni ovviamente con dei punti di fissaggio adatti per sterzare, questi qua hanno dei punti di fissaggio fissi, quindi non hanno bisogno di muoversi e sono ben bloccati, ben serrati con le proprie viti. E se avete visto, durante l'assemblaggio abbiamo messo quelle rondelle coniche che ci permettono di centrare perfettamente la vite, ovviamente l'asse del telaio con il perno principale che poi terrà la ruota. E quindi, che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti, sempre per qualunque informazione, in descrizione trovate non solo i passaggi che avete visto in questo video, ma anche tutti i contatti del ragazzo che mi ha fornito la collezione della F2004 di Michael Schumacher. E quindi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un mi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti mercoledì alle 11 e a volte sabato alle 2, quando finisco ogni progetto. E quindi, ciao!